storico delle corse italiane ed internazionali. Renzo Zorzi, per le persone che hanno meno di 30 anni forse questo nome non dice moltissimo, ma per quelli che hanno superato i 30, forse i 40, Renzo Zorzi è una figura mitica, soprattutto perché la sua carriera di pilota di Formula 1 con la Shadow è legata a uno degli incidenti forse più spettacolari della storia. Renzo, complimenti intanto di incontrarti, ancora bello, pimpante. Sei qui a Bineto sulla pista del Levante per fare cosa? Ma è 10 anni che c'è una scuola qua che insegno a portare la macchina e non farsi portare dalla macchina. Portare la macchina da corso o la macchina normale? Cioè, allora, ci sono due scuole, guida sicura e la guida sportiva. La guida sportiva è un problema che è inerente a tante cose, inerente, dopo ci vuole la voglia, non solo dire mi piace correre, ci vuole la passione, la volontà e insistere e pensare solo a quello. Tu invece insegni ai neofiti della guida come proteggersi da eventuali, ecco, la macchina deve essere dominata dall'uomo e non viceversa. Sì. Bisogna portarla e non farsi portare dalla macchina. Quindi sottosterzo, sovrasterzo, sì. Come si frena sul bagnato? No, non è esattamente così, perché il bagnato, le cose, se uno non sa guidare la macchina sull'asciutto, neanche sul bagnato non la sa guidare. Allora tanti chiedono, ma non si può fare questo, non si può fare, la macchina è meno potente, vorrei quella più potente. Invece bisogna cominciare sempre dall'asilo per andare arrivare all'università. Ma in effetti, Renzo, il rapporto con la macchina credo sia alla base oggi della vita moderna, perché considerando tutto ciò che implica in termini di sciagure, in termini di denaro, in termini di movimento dell'economia, io credo che sia il rapporto essenziale dell'uomo moderno, no? Sì, quello sì. Quello sì, facendo il discorso delle sciagure, è sempre il discorso che si fanno portare dalla macchina. Allora se non la sanno guidare alle 8 la mattina, pensiamo alle 5 della notte quando tornano a casa, un po' bevuti, un po' la velocità in più, ma se uno non sa portare la macchina non la porta né alle 8 la mattina né alle 5 la sera. Renzo, scusami, ma come appassionato che ormai è da mezzo secolo che sono dentro le corse, ti devo chiedere una cortesia. Io quel tuo incidente del Sudafrica ce l'ho impresso nella memoria, ci sono i filmati, tu lo sai, si vede tutto. Sì. Io ricordo solo un particolare, all'epoca per compensare la centrifugazione dei caschi, se non ricordo male, c'erano alcuni avevano le catenelle, tu hai perso del tempo, mi pare, da cui il principio di incendio che poi ti sollecitò una fuoriuscita, sì. Ecco, quella fu veramente una somma di fatalità assurde. Tu come l'hai vista quella cosa lì in quel momento? Sinceramente la fatalità non era la catenella, quello era... L'ossigeno medico, e avevano messo un gommino che facevo fatica a levarmelo dal casco e non riuscivo a staccarmi, la macchina bruciava e non riuscivo a staccarmi dalla macchina, non riuscivo. Ma le catenelle, c'è stato degli esperimenti delle catenelle, per esempio Peterson, il povero Peterson, aveva fatto un esperimento a Interlago, solo che si è rotta la catenella, per poco non si stacca la testa, non si stacca. Perché avevate tra l'altro un appoggio spaventoso, avevate gomme di 16 pollici, mi pare, no? Sì, le macchine al giorno d'oggi vanno a 2,5G al massimo, 2,8G. Allora arrivavamo 5,5 arrivavamo, perché avevamo l'effetto suolo e le gomme erano il doppio più largo. Renzo, diciamo un'altra cosa, con il cambio manuale in cui si poteva fare quinta, terza, prima, è così? Io mi ricordo, c'ho ancora i cali adesso e l'ultima gara l'ho fatta nell'81 con la Formula 1 e con i prototipi nel 94 ho finito di correre. Renzo, piacere di averti conosciuto su di Giri Telespazio Calabria, ci vedremo ancora, ciao, grazie.